attività meccaniche, tessile, le costruzioni, chiaramente sono presenti all'interno del parco applicativo delle imprese che completano il sistema gestionale, anche sistemi a supporto della progettazione, sistemi carico, un certo numero di licenze che vengono gestite per i progettisti che si occupano della realizzazione dei progetti e così via. In alcuni casi sono presenti applicazioni di business intelligence, cioè quelle applicazioni che pari al 30% delle imprese medie da 250-300 dipendenti, business intelligence che consentono al management di ottenere dei dati pescati da diversi archivi all'interno dell'impresa, i clienti, integrati e per ottenere dei report, dei consorti direzionali per valutare l'andamento dell'azienda, degli ordini, del fatturato, un monitoraggio puntuale dell'andamento dell'azienda rispetto a specifici indicatori a supporto della decisione del direttore. Alcuni utilizzano applicazioni mobile and wireless, cioè applicazioni su terminali portatili, che possono essere cellulari, palmari, terminali industriali, tablet PC, notebook e così via, che possono essere semplicemente applicazioni di mobile office, cioè accesso alla posta elettronica che molti di noi hanno, banalmente sul palmare, oppure un po' più evolute, applicazioni utilizzate dai venditori per acquisire gli ordini, applicazioni direttamente sul palmare, applicazioni utilizzate dai manutentori, dalle persone che vanno sul campo per effettuare determinati interventi su impianti, macchinari e così via. Quindi un ulteriore ambito applicativo che estende il parco applicativo. Quindi se torniamo all'esempio che vi ho fatto inizialmente, dell'impresa di 100 dipendenti che aveva i suoi 50 PC, 4-5 server, un sistema di sicurezza, una certa eterogeneità infrastrutturale di base, allora questa impresa molto probabilmente utilizzerà anche un sistema gestionale più o meno evoluto se è attiva nel campo della progettazione, avrà delle licenze CAD da gestire, avrà probabilmente un CRM, un sistema di business intelligence a supporto del management, e nei casi più evoluti avrà anche delle applicazioni mobile per rendere mobili i lavoratori sul campo, la Salesforce Automation per i commerciali, la Field Force Automation per coloro che vanno sul campo, l'utentore e così via. Quindi anche in questo caso un parco applicativo sicuramente eterogeneo. Allora, per provare a mettere un ordine nel parco infrastrutturale e nel parco applicativo dell'impresa di piccole e medie dimensioni, abbiamo provato a sviluppare un modello che va proprio ad analizzare le scelte ICT, le scelte strategiche dal punto di vista applicativo e infrastrutturale, e va a è un modello che serve per analizzare qual è il parco applicativo e l'infrastruttura di un'impresa su una serie, valutato su una serie di variabili. In generale possiamo dire che la strategia ICT di una vera impresa si compone di una serie di scelte legate all'infrastruttura, ai server, ai contatti, eccetera, eccetera, e una serie di scelte legate alle applicazioni gestionali, al business intelligence, CRM. Le scelte infrastrutturali le siamo andate ad analizzare attraverso due variabili. La prima, l'asse orizzontale, è la completezza dell'infrastruttura IT dell'impresa, cioè quanto di infrastruttura, i portatili, i CPC, i server, i sistemi di storage, eccetera, supportano le applicazioni che vengono utilizzate dall'impresa a supporto delle stesse robot. Quanto l'infrastruttura è completa e va a informatizzare tutte le aree aziendali. L'asse verticale l'abbiamo analizzata attraverso il livello di aggiornamento, cioè quanto le tecnologie utilizzate dall'impresa sono aggiornate, allo stato dell'arte, standard, in confronto con altre tecnologie che sono molto più obsolete, quindi con difficoltà di aggiornamento, di gestione. Così facendo abbiamo classificato il parco infrastrutturale delle imprese nelle seguenti categorie. Verso sinistra, infrastrutture embrionali. Si tratta di infrastrutture tipicamente di imprese di piccole dimensioni che hanno un basso livello di competenza, quindi vanno a supportare aree molto limitate, di infrastrutture consumate limitate, e un basso livello di aggiornamento. In molti casi non sono allo stato dell'arte, non sono aggiornate, sono tecnologie obsolete. Infrastrutture conservative possono avere un buon livello di competenza,
un medio livello di aggiornamento. Sono tipicamente infrastrutture basate su tecnologie proprietarie chiuse rispetto all'esterno. Sul lato opposto, lato a destra, cosa abbiamo? Abbiamo le infrastrutture evolute. Sono tutte quelle infrastrutture che hanno un elevato livello di competenza, quindi vanno a informatizzare tutte le aree, supportano in modo esteso tutte le aree applicative dell'azienda e sono anche aggiornate, cioè sono allo stato dell'arte, sono le tecnologie più evolute, più innovative in ambito infrastrutturale. A metà, lo vedete in quella bolla in alto a sinistra, abbiamo quelle che abbiamo definito infrastrutture di evoluzione, divise in due categorie. Le infrastrutture elementari aggiornate sono quelle infrastrutture di piccole riprese di piccole dimensioni che però, a differenza delle infrastrutture embrionali, sono aggiornate, hanno adottato infrastrutture allo stato dell'arte, e le infrastrutture patchwork, cioè sono quelle infrastrutture che dipendono, si sono sedimentate negli anni, quindi ci sono sia tecnologie innovative sia tecnologie più obsolete, non c'è una chiara pianificazione strategica dell'infrastruttura, ci sono fatte scelte contingenti di adozione di determinate tecnologie e alla fine ne è risultato un cosiddetto patchwork, cioè un'infrastruttura a isole. Allora, che cosa emerge? Questi sono i dati di, a livello italiano, quindi quante sono le infrastrutture embrionali, patchwork, eccetera, statistici, sul campione di 1100 piccoli imprese contrattate statisticamente. Quello che emerge è che quasi il 40% anche delle piccole e medie imprese deve affrontare la gestione di un'architettura e di un'infrastruttura di consumo complessa. Sono infrastrutture evolute, sono parte delle infrastrutture conservative, sono sicuramente le infrastrutture vecchie. Sono infrastrutture che la cui gestione implica un certo livello di complessità. Complessità perché c'è un'eterogeneità di tecnologie, c'è un'eterogeneità di macchine, diversi anni di adozione delle tecnologie, diversi sistemi operativi utilizzati. Andiamo invece alle scelte applicative. Come abbiamo classificato le scelte applicative delle piccole e medie imprese? Abbiamo classificato anche quattro su due variabili. La prima è il supporto integrato ai processi. Quanto i software utilizzati all'interno dell'impresa supportano le diverse aree aziendali. Quindi verso sinistra abbiamo applicazioni, parchi applicativi che supportano poche aree aziendali, ad esempio l'amministrazione, poco più. Verso destra abbiamo quel parchi applicativi che viceversa vanno a informatizzare ampie aree dell'azienda, la produzione, ciclo attivo, ciclo passivo, il rapporto con la supply chain, il rapporto con i fornitori e così via, business intelligence. Nell'asse verticale abbiamo invece come parametro, come variabile di valutazione, la flessibilità, cioè quanto parco applicativo e software sono flessibili rispetto a cambiamenti che possono derivare dall'ambiente esterno, quindi quanto è possibile far evolvere le applicazioni in modo flessibile rispetto alle necessità di business che si vengono a creare. Così facendo abbiamo individuato questi diversi portafogli applicativi. Il 12% nessuna applicazione sono quelle piccole e medie imprese che non hanno portafoglio elementare, sono quelle imprese che iniziano a utilizzare alcuni pacchetti a supporto di alcune aree aziendali, ad esempio la contabilità, l'amministrazione e poco più. Isole applicative sono patrimoni applicativi ad isola, cioè diversi pacchetti che possono essere pacchetti elementari o addirittura best of breed, cioè il meglio per quella specifica area, specifici pacchetti non troppo integrati tra di loro che vanno a gestire in un'ottica di silos verticale diverse funzioni, diverse aree. Verso destra abbiamo un portafoglio integrato, cioè un sistema che in modo integrato gestisce tutte le aree aziendali. Un portafoglio integrato che può avere diversi livelli di flessibilità, passando dallo sviluppo ad hoc che è personalizzabile al massimo, va esattamente a soddisfare quelle che sono le esigenze dell'impresa, ma molto spesso ha dei problemi di evoluzione di flessibilità rispetto a cambiamenti che derivano da contesto, dal business, cambiamenti che vengono richiesti sul patrimonio stesso, fino ad arrivare ai sistemi gestionali e agli ERP, in cui il livello di standardizzazione è sicuramente più elevato. Meno personalizzabile rispetto alle specifiche esigenze dell'impresa, ma sicuramente più standard rispetto all'esterno e quindi rispetto
chiami come quelle che possono venire nel mondo storico. Cosa emerge? Facendo un'analisi specifica sul livello di complessità di gestione dei software, emerge che circa il 50% delle piccole e medie imprese italiane deve affrontare la gestione di un parco applicativo complesso da gestire. Abbiamo visto circa il 40%.